Il gol allo scadere di Reichenberg ha evitato la sconfitta di Cittanova, un punto di capitale importanza per il morale e per la classifica della Palmese, che ospita il Soriano, terzo in classifica all'inseguimento del miglior posizionamento in vista dei playoff. I neroverdi ritrovano il proprio pubblico, il fortino del Giuseppe Lopresti, dove la Palmese quest'anno ha raccolto solo 9 dei 20 punti sin qui totalizzati. Breve check sull'11 padrone di casa che scende in campo con Zampaglione, Iulis, Barbosa, La Vecchia, Pititto, Tapia, Sacò, Guerrisi, Ouattara, Dezza e Militano. Arbitra Giovanni Graziano Condito di Catanzaro, coadiuvato da Vladimir Giovanni Renda e Ivan Aliano. Passiamo grazie alle immagini a cura di Mirko Giacobello al fin di questa sfida, che si apre dopo 5 giri di lancette con il lancio in profondità di Barbosa per Militano, che si accentra e calcia, mandando però in bocca all'estremo difensore del Soriano Stilitano. Risposta della compagine crotonese, cross dalla destra di Acosta per Fioretti, che controlla e calcia mandando in un soffio sul fondo. Al giro di boy la prima frazione di gioco, punizione di Pertierra che fischia vicino alla traversa, cross dalla sinistra che arriva sul secondo palo per Macias al 22esimo, si accentra, entra e calcia mandando sul fondo. Palmese che torna ad offendere al minuto 28, corner dalla sinistra messo dentro sul quale svetta Pititto che non inquadra il bersaglio grosso al 35esimo. Macias dalla destra si accentra, va con il mancino, deviazione in corner da parte di Zampaglione prima del duplice fischio, palla messa dentro dalla sinistra ancora per Macias che da buona posizione manda di poco sul fondo. Duplice fischio del signor Condito di Catanzaro, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Inizia con un cambio invece la ripresa per la Palmese, dentro Basile in luogo di Ouattara. 5 minuti più tardi Tapia di testa, serve Dezza, colpisce a botta sicura trovando il salvataggio da parte di un difensore del Soriano. 2 minuti più tardi però Palmese che rompe l'equilibrio, punizione di La Vecchia spizzata da Pititto, arriva a Militano dentro per Tapia che ispaccata gonfia la rete per il vantaggio nero-verde. Tutti ad abbracciare il difensore di Mister Crucitti, 1-0 all'Opresti di Palmi. Un minuto più tardi, corner messo dentro per Basile che resta mando sul fondo. Soriano che prova a riorganizzarsi, suicidio di Zampaglione che regala la sfera a Macias che mette dentro per Fioretti, calcia trovando il salvataggio provvidenziale di Pititto sulla linea. Dentro Reichenberg per Militano, l'uomo della provvidenza è l'ultima sfida, proprio lui in azione personale, ubriaca di finte Giorgetti, mette sul secondo palo per Sacò e di testa non riesce a ribadire in rete. Minuto 80, punizione insidiosa di Guerrisi che trova la respinta di Zampaglione sulla linea di porta che si fa perdonare l'errore precedente. Dentro Giovinazzi per Sacò, nel finale Soriano in 10 per l'espulsione di Napoli che atterra Giovinazzi, espulso anche il direttore Praticò per proteste. 90+5, recupero palla di Dezza che lascia a Reichenberg, si sposta il pallone sul destro, Stilitano si accartoccia sulla sfera, termina così all'Opresti di Palmi, torna alla vittoria la Palmese, lo fa di misura grazie alla marcatura di Tapia. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.